Salve, sono Monkey Simon e la democrazia ha vinto in quanto il popolo ha deciso che doveva tornare il lanciagranate a impulsi. Infatti mi sono indebitato a tal punto che tra poco arriveranno dei loschi figuri sotto casa. Ma a parte le mie questioni economiche, il lanciagranate a impulsi era una volta un'arma mitica che si otteneva dal boss di Kit in stagione 3 del capitolo 2. Oggi invece è soltanto un'arma leggendaria, ma comunque sia il suo effetto è pressoché lo stesso. Ma appunto il tema di oggi sono le armi mitiche. Che sono le armi mitiche? Beh, le armi mitiche sono oggetti o armi di una nuova rarità aggiunta dopo la rarità leggendaria, quella che dovrebbe essere qualcosa di superiore alla rarità leggendaria, in quanto solitamente di questi oggetti ce n'è solo uno a partita, solitamente appartenente a un boss o trovabile solo e soltanto in determinati punti con determinate condizioni. Delle decine e decine che ce ne sono stati nel corso delle stagioni, ve ne voglio elencare 5 tra quelli che ho provato, tra quelli che ho potuto sperimentare, che sono tra i miei preferiti e che mi piacerebbe rivedere in futuro, anche se alcuni sono altamente improbabili, in quanto appunto caratterizzavano una certa stagione con un certo boss, un certo NPC, eccetera eccetera. E appunto cominciamo dalla quinta posizione con il raggio di Iron Man. Vi sareste mai aspettati che avrei messo un'arma della Marvel all'interno di questa classifica? Beh, a quanto pare è successo! Comunque l'arma di Iron Man era veramente la più forte tra quelle mitiche presenti all'interno di quella season, la stagione 4 del capitolo 2. E non fatevi ingannare al fatto che molti elementi di quella stagione, compresa la stagione in sé, non mi sono piaciuti, perché il raggio di Iron Man altri non è che la Railgun. Un raggio che distrugge le strutture, un raggio che colpisce attraverso le strutture, anche se oggi in season 8 la Railgun non fa più questa cosa, e è anche predictabile. Il raggio di Iron Man è la Railgun. Però versione mitica è a colpi infiniti. E ok, l'unica differenza con la Railgun è che questo raggio shottava, ma stiamo pur sempre parlando di un'arma mitica che solitamente dovrebbe averci un po' più di danno rispetto alle armi normali, anche quelle leggendarie. Dimo se la verità, rispetto ai guanti di Iron Man che facevano infinitamente meno danno, il raggio di Iron Man, quello dal petto, andava per la maggiore perché era un'arma molto più utile che cambiava gli equilibri dei fight. I guanti servivano più per planare che per altro. Alla posizione numero 4 c'è il vampafucile della dottoressa Sloan, un altro vampafucile come arma mitica, perché già ce ne stava uno che era quello di Oceania in stagione 3 del capitolo 2. Quanto mi manca la fortiglia. Al contrario di quel vampa, quello della Sloan è più rapido e fa pure più danno, quindi è doppiamente sgravo, è più mitico di quell'altro mitico. Rende quindi più forte il boss della Sloan in una stagione in cui non è nemmeno il boss principale e si sposta sempre in punti sperduti, non sempre visitati dai giocatori. Di fatto sto vampa fucile è pure più raro rispetto alle altre armi mitiche, perché la Sloan è difficile da trovare, è difficile da sconfiggere e cambia posizione col passare dei giorni. Sto vampa mi piace un sacco perché nei videogiochi spara tutto, io prediligo un botto le armi che sparano raffiche dei tre colpi. Ti danno quella sensazione, quel feeling che le armi automatiche che te possono scaricare tutta quanta la raffica del caricatore addosso non te trasmettono. Ah regà, e dai, le raffiche dei tre colpi sono da intenditori, sono da persone che amano la precisione. Quindi godete questo vampa, perché potremmo non avere la dottoressa Sloan come boss nella prossima stagione, e se anche ci fosse, credo che potrebbe non avere quest'arma direttamente. Anche perché se troviamo in una stagione in cui ci sta ancora un intruso in un bioma alieno, ma cami traietta a fuoco rapido. Alla posizione numero 3 c'è il rampino di Jules. Sappiate che anche le prossime due posizioni saranno della stagione 3 del capitolo 2, perché quella a livello di gameplay è la stagione che più mi piace in assoluto. Il rampino di Jules ovviamente è la versione mitica, con qualche miglioria e con qualche funzionamento diverso del classico rampino di Fortnite, ed era ottenibile, ma guarda un po', uccidendo il boss di Jules, che oltre a quello ti droppava pure la sua Tommy Gun all'interno dell'autorità, la versione ombre dell'agenzia. La sua peculiarità, che lo rendeva quindi un oggetto molto interessante, non era soltanto il funzionamento del classico rampino, ma anche la possibilità di farti avere all'infinito un deltaplano, quindi danno da caduta azzerato completamente. E come li smuoveva gli equilibri dei fight? Perché ti permetteva di muoverti, di salvarti da situazioni dove altrimenti non ti saresti potuto salvare, ma non era troppo sgravo, in quanto nella stagione erano presenti anche tanti altri oggetti mitici, come quello della posizione numero 2, e cioè il lanciagranate dei Kit, che è quello che è stato reintrodotto in sta season senza quel nome e senza la rarità mitica. Il lanciagranate dei Kit aveva più o meno un funzionamento simile, perché ti permetteva di fuggire dai fight, non era quindi un'arma letale, ma intanto aveva altri effetti, come quello anche di distruggere le costruzioni, spostare te e spostare anche i nemici, quindi nelle ultime safe era molto utile per buttare la gente dentro la tempesta, cosa che tra poco vedremo anche in sta season. Vedete quanto era equilibrata quella season? Perché questi due oggetti, entrambi simili, entrambi mitici ed entrambi non letali, sì, avevano funzionamenti che si somigliavano, ma nei dettagli e nelle peculiarità erano molto diversi, ma al contempo bilanciavano tutto, perché uno era l'alternativa dell'altro. E almeno per la mia personale esperienza, dopo quella stagione non c'è più stata una stagione di Fortnite nel capitolo 2 che aveva quel ritmo di gioco così frenetico ma non così sgravo. Prima di passare alla posizione numero 1, però voglio fare una menzione d'onore, che è
sempre proveniente dalla stagione 3 del capitolo 2, e cioè il Chug Jug infinito che si trovava dalla Fortiglia, sempre con il boss di Oceania, e che apparentemente sembra un oggetto abbastanza sgravo, in quanto il Chug Jug fulla la persona che lo consuma, quindi pensate come potrebbe essere un Chug Jug infinito. In realtà, sta item, che era molto utile, non era così sgravo, in quanto il suo bilanciamento prevedeva che si doveva ricaricare una volta utilizzato. E come ogni Chug Jug, ovviamente, per essere consumato ci vuole del tempo, quindi dovevi mettere tutto appartato, coi muretti che ti proteggevano, con nessuno che ti disturba, con nessuno che ti spara, e berlo con molta calma. Nelle safe finali, ovviamente sconsigliatissimo, perché non era per niente un oggetto immediato, al contrario di un qualsiasi scudino o un pesce. Però intanto garantiva una cura sempre al 100% laddove ci fossero state le condizioni per consumarlo sto oggetto. E alla posizione numero 1, se mi conoscete saprete già di che cosa sto per parlare, il pompa a carica di kit. Oh, parliamo di quest'arma. Perché vi ho detto se mi conoscete saprete già di che cosa sto per parlare? Perché la mia arma preferita in assoluto su Fortnite è il pompa a carica, e la sua versione mitica ovviamente non può che farmi piacere, perché è ancora più sgravo del pompa a carica leggendario. E già un botto di voi in privato mi hanno scritto: Monkey Simon, con la reintroduzione del carica mi sono messo a provarlo e a rivalutarlo, e devo dire che è veramente forte, e quando tu uccidi qualcuno con quell'arma ti dà una grande soddisfazione, perché ci vuole tanta abilità. Pensate quindi alla soddisfazione di fare una kill con un carica ancora più sgravo di quelli già in circolazione. La goduria, perché quel fucile a pompa in particolare, quello che ti droppava il boss di kit insieme al lanciagranate, non lasciava dubbi, non c'era spazio per danni casuali causati dalla connessione o da chissà quale bug. Da caricato toglieva 162, mentre quello leggendario, se non sbaglio, dovrebbe togliere più o meno sui 130. Quindi pure in caso di abbassamenti strani dei danni, come capita purtroppo con i fucili a pompa di sto gioco, toglievi a tal punto da mettere in difficoltà l'avversario, e se non c'aveva scudo era morto, mortissimo, 2 metri sottoterra, orizzontale, defunto, deceduto, trapassato. Chiaro il concetto, no? E sarebbe bello vedere un pompa a carica mitico prima o poi reintrodotto in una futura stagione, anche con qualche statistica leggermente diversa, esattamente come avvenuto per il vampa fucile. Purché ci sia, perché il pompa a carica è un'arma di grande abilità e un'arma di grande soddisfazione. Fossi uno di quei tryharder che stanno sempre a flexare tutte quante le loro abilità, utilizzerei soltanto il carica, perché il carica non è usato da tutti, perché è difficile. Lì sì che non te se può di niente. Ma ora, cari Monkeys qua sotto nei commenti, voglio sapere la vostra. Qual è la vostra arma mitica preferita e perché? So curioso de leggeve. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso, infinito, costante supporto che date ogni giorno al canale. Sapete che apprezzo tantissimo. E fatti dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Dimmi. Perché ho pingato là? C'è un vampa viola qua. Perché ho pingato? Mettiamoci qua sopra. Gentilegno! Dov'è? Oh! Disdetta. Madonna, quante costruzioni! No, quanti!